2, 1. Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e oggi ragazzi, come vedete, siamo qua con il nostro Clash Royale ragazzi. Perché? Perché? Perché ragazzi, le voci di Supercell erano fondate. Finalmente ragazzi, da qualche ora è disponibile la nuova modalità, chiamiamola più, la nuova integrazione corsa all'oro. Già lo vedete ragazzi, non c'è bisogno che ve lo dico, ma lì sotto al pulsante battaglia vediamo un piccolo indicatore che segna 600 su 5000. Che cosa vuol dire ragazzi? Vuol dire che nella modalità corsa all'oro ogni torre che buttiamo giù ci dà 100 di gold. Ma non è finita qua ragazzi, il castello centrale ci dà 100 di gold, perché il castello centrale ce ne dovrebbe dare sì 300, se non ricordo male. Quindi uno stimolo in più da parte di Supercell per giocare meglio e cercare di arrivare fino al castello centrale per guadagnare un bel po' di grano. Quindi ragazzi, questo è quello che state vedendo. Fra poco andremo a vedere proprio sul campo com'è la cosa, com'è cambiato anche il layout delle partite, perché hanno modificato le torri. Ma non finisce qua ragazzi, le novità non sono finite. Supercell ci regala anche, regala per modo di dire, la possibilità di avere 3 power up per un tempo limitato, ovviamente uguale a quello della corsa all'oro. Non dobbiamo spendere soldi veri per acquistarli, ma servono 300 gemme per ognuno. Li state vedendo, li andiamo a vedere assieme velocemente. Potenziamento vittoria è il primo, 300 di gold aggiuntivi per ogni vittoria e sono veramente tantissimi. Potenziamento numero 2, quello relativo al baule della corona, ci raddoppia il premio che possiamo trovare nel Crown Chest. Molto molto interessante anche questo. Per arrivare al potenziamento numero 3, che si chiama potenziamento accelerazione bauli, che già avete capito che cosa fa: riduce il tempo in cui un baule ci impiega ad aprirsi. Quindi se avete 900 gemme da buttar via, prendetele tutte e tre e vedrete che bel boost che vi darà alle vostre partite per 2 giorni e 20 ore a questa parte. Intanto vi ricordo, prima di andare in campo a giocare ragazzi, di lasciare un bel like se vi è piaciuto, se vi sta piacendo il video, se vi piace Clash Royale, e fatemi sapere qui sotto nei commenti come vi sembra questa modalità corsa all'oro. Anche perché secondo me ragazzi c'è un po' più di competitività nelle partite in ladder. Andiamo quindi subito dentro a vedere anche il nuovo layout delle torri, le nuove skin se vogliamo essere più precisi. Come vedete sono pitturate negli angoli di color oro, così come anche la torre centrale del re. Siamo contro Eden Zoth dei Papa Clash. Aspettiamo che faccia la prima mossa in pochi secondi, altrimenti apriremo noi. Direi che vale la pena cominciare per evitare di diventare anziani seduti qui davanti a Clash con il nostro Voskovic. Apre con un... wow, apre con un golem a livello 7, a me non scendono le carte, molto bene, mi scendono solamente adesso con un leggero ritardo, ma comunque con una buona tempistica per giocare o Grader pipistrelli. Vediamo, oh, lui ha i luridi cavernicoli scelti, li lasciamo pure in balia dei pipistrelli, va bene lo stesso, va bene lo stesso, e direi di sfruttare il cannone al meglio. Mamma mia quanto fa male quel coso lì, mamma mia quanto fa male. Ok, andiamo a pulire, lasciamo vivo almeno il cavaliere in modo che possa andare a colpire i suoi golemiti che dovrebbero danneggiarci, ma non così seriamente. Infatti 3136 la nostra torre, qua aprire di nuovo con i pipistrelli e di nuovo la combo con lo Grader davanti, drago per lui, avanti con lo Grader, vediamo se riesce a non colpire i pipistrelli il drago. E sembra che non li stia colpendo, si gira in questo momento ragazzi, ma lo Grader ha già tirato 2 martellate, 3 con questa, molto bene, molto bene. Aspettiamo, c'è il drago praticamente senza vita, lasciamo entrare, ci pensa la torre, e qua invece serve il moschettiere per fermare la strega nera, che vorrei evitare andasse sotto torre con numerosi pipistrelli sponati. Perfetto, lasciamo andare, recuperiamo un pochettino di elisir. 1390, seriamente danneggiata la sua torre di sinistra. Vorrei farvi vedere l'animazione se riesco, ma mi lascia andare, non
ci credo. E il moschettiere adesso si gira e va a colpire il suo golem. Devo aspettare l'orda. Devo aspettare l'orda. No, tira una fireball. Allora mettiamo i pipistrelli e aspettiamo l'orda. Non ha senso fare nient'altro. Lasciamo fare tutto alle mie truppe, lasciamo fare tutto alle mie truppe, carichiamo un po' di elisir. A questo punto niente, mi sembra troppo il danno che sto subendo, spingiamo dietro con lo grider e possiamo ripartire. Ok, lui va di coso, andiamo con la fireball e con una bella zap, vediamo se riusciamo a liberare, danneggiamo pesantemente, ci apriamo un varco ragazzi, 582 per lo grider, 198 la torre, molto bene, danneggiato e si sente il suo lurido cavernicolo, tira solamente una legnata, va bene così, il moschettiere se la deve vedere. Qua direi di partire con lo grider per avere poi pronta la fireball su una eventuale orda che non dovrebbe tardare ad arrivare. Lasciamo andare ragazzi, e mettiamo giù il cannone, bene così. La torre scende, come vedete c'è l'animazione delle 100, dei 100 gold che vengono attribuiti a noi. Molto bene, andiamo col cavaliere, continuiamo a tenerli lontani, continuiamo a tenerli lontani. Anche i golem e anche, volevo dire, i goblin hanno senso ad essere giocati. Parte una colazione, la mia zappa un pochettino troppo prematura, incredibile. Quattro, non ci credo, va giù la mia torre, sono messo in una situazione di grande sgravo fiscale. Attenzione, 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 non ci credo, non ci credo come legnano, 516, mamma mia che ingresso, mamma mia lo shooter come sta per sentire qualcosa che gli andrà a fare male tra poco, mamma mia. Andiamo col cannone larghissimo, questo cannone larghissimo, ma giochiamo dietro il moschettiere, spostiamo quel golem, spostiamo assolutamente quel golem, lui mi parte a destra con i luridi, no, invece gioca l'orda, andiamo con i pipistrelli, bene così, e parto col suo dall'altra parte, ma qua gliela sto regalando la partita, gliel'ho regalata, gliela regalo, e vado a perdere di prepotenza, come ovviamente è giusto che sia. Quella risata te la puoi anche ricacciare in gola, amico mio, perché sei veramente molto maleducato, ma direi che ci può anche stare, ho giocato male. Dai, facciamo l'ultima. Come vedete è salito il counter da 600 a 700. Andiamo a fare l'ultima. Zwixm del clan, che tutti conoscevano ovviamente essere uno dei più famosi dell'Indocina orientale. Andiamo avanti così ragazzi. Apriamo noi invece di prepotenza con Ogrider e Goblin. Sembra buona l'apertura. Andiamo, andiamo anche con la Fireball. Non regaliamo niente a nessuno. E c'è un Goblin. Sono tre invece i Goblin che si sono salvati. Mamma mia che danno. Qua andiamo di cannone, poi aspettiamo il nostro cavaliere da giocare assolutamente dietro al suo boia in modo che cominci a danneggiarlo. La Valkyrie al 10 non ci impensierisce. Bene il cavaliere tira giù il boia, dovrebbe andare di zap lui, no, la lascia, incredibile. Questi pipistrelli a livello 12 ragazzi quanto fanno male, 89 di danno al secondo per ogni pipistrello, addirittura gioca un'orda di scheletri. Io no, lascio passare, copro col moschettiere, volevo fare una giocata, non so perché non l'ho fatta, però fa niente, potrei spingere di là, ma io vorrei, lui ha il tronco, credo di ricordare che abbia il tronco, quindi se io faccio Goblin dietro, oh, gli ho regalato di brutto ragazzi, andiamo a scaricare qua, in modo che ci pensa la torre a farseli, però è brutta la storia lì, è brutta, vediamo se con sopra i pipistrelli riusciamo, lui dovrebbe giocare la zap. E i pipistrelli non ce la fanno, però lui tira solamente una legnata sulla torre comunque che aveva più vita. Oh, gioca il moschettiere a livello 10, aspettiamo un attimo che entri con qualcosa e poi lo andiamo a counterare eventualmente con un cavaliere, eccolo lì lo grider, quindi andiamo con il cavaliere sopra il moschettiere, con il cannone e anche con i goblin giocati leggermente indietro, vediamo se ci viene in aiuto la torre. 911 1918, va bene ci può stare, qua avrebbe senso partire con Grider e pipistrelli, ma non li ho pronti così velocemente, quindi devo ancora fare una fase di attesa. Invece no vado ragazzi, lui dovrebbe giocare il boia, vediamo se la becco. Eccolo lì, infatti, andiamo con andiamo benissimo, la fireball mi serve 100 di gold ancora per noi, fa malissimo quella fireball. Andiamo con il moschettiere e lui usa il valchirione, devo deviare tutto con il come si dice, cannonau di Sardegna, va bene così. È andato il cannonau, pipistrelli giocato troppo indietro, lui va con una serie di frecce, non ci dobbiamo preoccupare più di tanto ragazzi. 35 secondi ancora alla fine, andrei a spingere a questo punto sulla destra, lui gioca un
moschettiere con degli scheletrini. Bella anche la mia fireball, non male assolutamente. Andiamo larghi a sinistra col moschettiere. Lui adesso aprirà con lo grider. Devo andare subito a cantellare il suo moschettiere. Eccolo lì, lo grider. Eccolo lì, andrà di freccia adesso. Andrà di freccia, vediamo di fargli fare almeno un danno. Deviamo ancora a destra, ragazzi. Attenzione con i goblin che vengono purtroppo falciati. Mettiamo ancora il cannone per deviare ulteriormente. 8 secondi alla fine, 8 secondi di dolore, ragazzi. 5, 4, 3, 2. Uno e riusciamo a fatica a portarci a casa il risultato, ragazzi. Come vedete, adesso andiamo a vedere sotto la mia vittoria che ci viene dato 100 di gold bonus. Più anche abbiamo completato una missione che già che siamo qua, l'andiamo ad aprire. Che era gioca una rara un po' di volte. Andiamo a prendere 400 di gold ancora e siamo veramente arrivati alla fine. Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, spero vi siate divertiti, spero vi siate divertiti con me, lasciate un bel like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo prestissimo, ciao!